Partiamo con Johnny Triviani degli Esi. Johnny. E Johnny. 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 Visionario, carismatico, rivoluzionario, geniale e diabolico. Anche in giovane età si è conquistato la scena grazie alle sue doti di ambizioso attore e inarrestabile playboy. All'età di 4 anni conquistò il ruolo di Giuseppe nella recita dell'asilo per fare colpo sull'attrice che interpretava Maria. Nato in un paesino sperduto delle Marche, si diploma come tecnico delle industrie meccaniche a pieni voti. Assolto il servizio di leva in quella che era denominata Falcatraz, la caserma più pericolosa d'Italia, era ormai libero da qualsiasi obbligo verso lo Stato e accettò qualsiasi sfida artistica, fino a quando non venne il momento di affrontare la grande città, Roma. Ma il carovita della città eterna e le rette della scuola di recitazione sono spietati e Johnny lavora come cameriere nei weekend pur di continuare a recitare sotto la guida di leggende come Dio t'aiuti e Beatrice Bracco. Seguirono live, teatro, webserie, ma la svolta avvenne con il contratto di 2 anni in Rai, tra programmi televisivi e serie TV, fin quando venne notato dalla prestigiosa rivista Cosmopolitan, che lo selezionò per diventare uno dei 50 sex symbol d'Italia. Pubblica il primo di una serie di romanzi facendo innamorare centinaia di donne, un film al cinema e poi l'approdo a Mediaset, Striscia la Notizia, I Cesaroni, e Johnny divenne l'incarnazione del sogno americano. Attore, scrittore e regista, armato di esperienza e capito il meccanismo, fonda la Margot Produzioni, cambiando radicalmente il volto dell'industria cinematografica indipendente. Format comici, videoclip ad altissima qualità, successi indimenticabili. E i suoi film sull'arte del cortometraggio, Eden, La guerra dei corti, Il paese delle scimmie, approdano al cinema raggiungendo più di 600.000 spettatori in una sola settimana. E l'episodio Adotto un italiano venne notato e candidato ai David Donatello. Mosso da un'eterna passione per la settima arte, crea il Dogma 008, che divenne una fonte di ispirazione per le future generazioni di creativi, filmmaker, youtuber, ma soprattutto ha dato le armi alla gente comune per realizzare i propri sogni. Thank you.
I rode into town about an hour ago. I had to check my pressure. My tank was running low. Next thing I seen, been a loco tea. That's a signal on his hand. I sure like to try. I took off my right back. I never seen a pair of legs. Her dangerous curve right back. Medico Mojibaka! Oh caro Mojibaka, io non c'ho più bisogno di mani. Oh che bello, che bello. Applicazioni. Bene, applicare Mojibaka. Eccolo Mojibaka. Bello. Nella zona interessata. Sì, ok. Allora, io applico Mojibaka. Oh madonna! Mojibaka. Però fresco. Ora, motore! Uno, due, mezzo! Bello Mojibaka, ha fatto ottimo a fare con te, ha fatto ottimo. Mojibaka funziona. Di nuovo Mojibaka. Io ho comprato da voi un bello Mojibaka per posta. Sì? Piccolo. Mi scusi, per agevolare questo servizio le chiederei il codice di 16 cifre che trova nel retro della confezione, grazie. Sì? Sì? Sì, ho visto il codice, io dice il codice. Sì? Allora. Sì? 1, 9, 7. Dodici. La sento un po' disturbato. Zero. Bene, sì, grazie. Attenda un attimo in linea. No, non comandante. Oh!
Pronto? Signore? Se n'è andato? No, magari io sono venuto troppe volte. Bene, mi dica qual è il problema. Mungibacca, c'è di fettuccio che non si spegne. Come devo fare? Non c'è scritto niente. Mi deve dare un'informazione. Dal momento dell'accensione, quanti litri ha estratto il mungivacca? Sì, c'è scritto 1,7 litri! Bene, le informo che il mungivacca che ha acquistato è perfettamente funzionante. Il suo spegnimento sarà automatico. Cioè? Beh, fra 27 litri si spegnerà da solo. 27 litri! Pronto? Una leggenda narra che se ti ci metti di impegno puoi ottenere qualsiasi risultato. Io devo stare subito a Abdul! Abdul, I can't believe it! Oh, io pensavo che tu fossi un'altra friend, persona! Pronto, come stai? Io ti ho lasciato che tu non parlavi manco italiano, ci avevi in pizzeria che ci mettevi il cacco là su per fare. You're right! Ho imparato inglese in una settimana! E come tu fatto? Ci sono three rules! Già mi è stato carico! Dimmi, che devo fare? Prima regola! Prima regola! Sì? Devi comprare una radiolinea con cuffie. Ce l'ho! Devi sintonizzare, sì, su Radio English 105. Tu ascoltare Radio English for one week. Cioè? Per una settimana, all day, tutto il giorno, senza never mai togliere cuffie. Tu mi giuri che dopo 7 giorni io imparo inglese come te? Yeah, you can speak English like me. Bene, okay. D'accordo, ci vediamo tra 7 giorni, io prendo tre. Ci vediamo tra una settimana, bella sì. Bella sì, no, forse è da Brooklyn, io sale su treno, sì, arriva su. Abdul, I'm here! Oh, my friend, I'm so happy to see you! Oh, how are you? Yes, I told you, how are you? Oh, I'm so happy. Do you speak English now? Oh, very fine, very fine. I'm right, because I learned you for speak English. tell me, what do you learn in Radio English 105? Sì, non hai tolto mai le cuffie? Fammi sentire che cosa hai imparato. Qualsiasi risultato, pure quello sbagliato. L'Italia è in crisi. La gravissima crisi. Ma cos'è questa crisi? Crisi finanziaria. Crisi culturale e di valori. Crisi dei debiti sovrani. Ha una forte crisi. Crisi di prospettiva. Ci hanno chiesto di tutto. E allora abbiamo dovuto chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio. È la più grossa truffa che potevate farci. La disoccupazione aumenta. Mors tua imps mea. Ci avete tolto
la serenità, i sogni. C'è un'enorme corruzione. La voglia di agire. C'è una burocrazia che non funziona. Il piacere di lavorare, il piacere di vivere, essere tranquilli, di studiare, di avere un bel lavoro, ben retribuito. Niente, è tutta una favola. Ci hanno lasciato senza niente. Chiudono le fabbriche. Taglieranno uno dei settori produttivi del nostro paese. Tagliare sull'istruzione significa tagliare sul futuro della nazione. Il popolo soccombe. Italy is on the brink of financial disaster. The banks in the US that have Italian debt that we ought to help those as well. My view is no, no, no. È arrivato il crollo totale. Ma c'è una soluzione. Adotta un italiano. Io sono un italiano adottato. Io sono un italiano adottato. Sono italiana adottata. Io sono un italiano adottato. Grazie, grazie. Io sono un italiano adottato. Io sono un italiano adottato. Io sono un italiano adottato. Tonino, sta reghissimo, cibo, vera. Bella gas. Un italiano può prendersi cura della tua istruzione. Paolo e Francesca. Quale colombe? Quale colombe? Colombe. Colombe. Olombe. 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 Alamba. Olombe. Elimbe. No. Olombe. Alambu. Olombe. Olombe. Alamba. Olombe. Olombe. Olombu. Alamba. Oh Dio, ti prego. Olombe. Elemba. Olombe. Alambe. Oh, ma è facile. Olombe. Alamba. Olombe. Elemba. Oh, è grullo. Olombe. Elembe. Olombe. Elemba. Olombe. Ecco, l'hai detto. Un italiano può darti una mano nelle situazioni più critiche. Oh, italianulo! Oh, guardate questo! Qua! Oh. Avanza! Fido, basta! Se fai in gondola! Ho capito, un attimo! Ali! Mia, sta francese! Ali! Tocca favo! Oh! Un italiano sa darti sempre ciò che vuoi. Che ho un'anita per no? Questo non casino che ho dato che la mucca, la conosciamo? Le orecchietelle conoscevo, ci vorrebbe questo sapere. Le orecchietelle sono questa bianca, questa l'ho fatta io stamattina, non pasterno, ma non taralli. Assaggio un po' con lo fronocchio, no? Fronocchio, conosci il fronocchio? Ah, guarda che bella. Questa è pari al tamura, questa si chiama soppressata, qua, così. Le sasamelle, conosci le sasamelle? Vincotto, conosci il vincotto? Un latte, rossi il latte, buono, le maniche, le menegole, il gut, lo zucchero, e le fregate, ma che te lo mangi, già? Che sono queste bacchette? Con questi di mangiare, diventi bella così, bella, faccio, ma sono già un no, finisci di mangiare quello prima, C'è una ciccia, la madonna del corone, bella! Un italiano ti è di conforto. Anna Hasim. Io sono italiana. صح. كان ممكن يحصل لي وحش من كده. لا ما تعملش كده. لا. Un italiano può dar voce ai tuoi pensieri. Testa verrückt? Oh! Ma che cazzo stai a fare? Ma li mortaci, vieni qua! Hai detto? Oddio! C'è te pio! A deficiente! A cretino!
mi fai del cervello in mezzo al sangue! Me stanno a tenere 15, so cazzi tua! Non si è fermato! Vieni qui, non ti avvicina! Ma che davvero, davvero? Ali mortacci, che qua! Oh, ma che te cori? Oh, state a vedere, non si è fermato! Occhi! Ma lo senti il cane? O sa senti il cane che sta di pure lui? A stronzo! Hai capito? Oh! Te sdrumo! Non te devi avvicinare, ti appiattisca il muro come una gozza allo scoglio! Va bene così? Nino! Vieni qua! Vieni qua che te sdrumo! Te faccio un bucio così! Un italiano può aiutarti nell'economia domestica. Indico una droga caia e tu. Hanno un gago ben come io. Se posso permettermi, il bilancio del mese deve essere gestito secondo le entrate e le uscite, in conformità con il consumo reale del fabbisogno effettivo della sua famiglia. Mi consenta, qua mettiamo un bel più, meno meno, più, mille, 10.000, un milione, posto così, e meno meno più, e via, crivio. Un italiano ti è vicino in ogni momento. Non logro dormire. Ti racconto le favole di Pinocchio. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da casta. Di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse. Un italiano può andare a lavorare per te. Dono. Dono. Io sono italiano. Meschino. Meschino. You gotta allow. Butta un sordi. Specially. Grazie. Look. Italiano. Hook! Hook! Hook italiano! Hook! 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 Omlet! No! Omlet! Tutti i soldi! Che mi sta da? Sciurbe! Arrivo! Apaga! E che non l'avevo! Buttaci due sordi! Dai, non vado all'italiano! Che italiano! Adotta un italiano. Un italiano è per sempre. Campagna a favore dell'adozione degli italiani. È un prodotto che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Tenere lontano dalla portata dei politici. Potrebbero creare seri danni. Watashi wa italiani o yōshi ni torimashita. Anata mo yōshi ni totte mitara? I have adopted an Italian. You can do it too. Moi, j'ai adopté un Italien. Fais-le toi aussi. Ich habe einen Italiener adoptiert. Mach du das auch. Io adopté un Italiano. Hazlo tu también. Anna che fa il tetoio. E ami il cliente che va. Ho mamponna con il sangue italiano. Gawin Moren. Un Moren italiano. Boie de ti. Corso italiano. Anno buon corso.
Congratulazioni! Grazie. Congratulazioni! A calare. Grazie. Come si sente? Finalmente, dopo tanti sacrifici, posso realizzare i miei sogni. Con questa laurea mi aspetto un mondo pieno di opportunità. Adesso! Adesso sono cazzi suoi. Adesso? Capo, ci sono nuovi curriculum. Sì, mettili al solito posto. Capo, io lavoro in questa azienda da anni ormai e quindi diciamo... Non sta cercando mica di avanzare delle pretese? No, veramente... Lei è un precario. Sì, a prescindere dal precario. Questo sistema ha cambiato tutte le regole civili della società, che in base all'articolo 4 della Costituzione il lavoro ci spetta di diritto, ma ci mettono nella condizione di non avere più un'opportunità. Ma se il lavoro non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere. E che dobbiamo andare a fare una rapina? Poi, a prescindere che cosa? A prescindere che io lavoro in questa azienda a tempo indeterminato. A tempo indeterminato. E che c'entra? Sempre precario è. Sempre precario. Però capo, io le chiederei un aumento. Un che? Un aumento. Come si dice? Lo farei volentieri. Ma c'è crisi. C'è crisi. Dimenticavo. Ma non è che con sta crisi ci stanno a giocare un po' tutti sopra. No, anche lei no, Dio mio, no. Quando la pensi tutte le notti. Quando ti porta a non avere più nemmeno appetito. Quando hai la sensazione che non ti rimane più niente. Arriva il momento di tirar fuori il coraggio che c'è in te.
pagherà. Ah sì? Lo vedremo. Eh sì, signor ladro, lo vedremo e come. Perché da quello che ci risulta, lei non ha pagato le ultime bollette. Eccola, luce, acqua, gas, c'è anche quella dell'aria. Lei ha consumato molto aria in questo periodo. Non va bene, lei deve essere, lei è un buon consumatore, sa? Io mi rifiuto. Giusto, c'è anche quella dei rifiuti. E no, basta! La laurea è inutile, la gavetta è inutile, ogni sacrificio è inutile. Sono inutili tutti gli scioperi se non scioperiamo tutti insieme per il problema collettivo. Divide e impera, non stanno facendo niente di nuovo. Stanno mettendo la crisi su ogni cosa e dappertutto, come lei! Lei! Lei è dappertutto! Lei stava a casa! Ci sei quasi! In ufficio! All'università! Dai. Ed ora qui! Ma lei chi diavolo è? Bingo! Io sono la giustificazione per ogni cosa. Io sono l'alibi governativo. Io sono la più grossa truffa legalizzata che potevano inventare. Sono l'asteroide che ha estinto la serenità. Io sono la crisi. Fin quando farò comodo a qualcuno, io ci sarò. Dalle lande aride e desolate del vecchio West, un luogo in cui anche il diavolo farebbe fatica a vivere, ai villaggi dimenticati da Dio, ora popolati solo da ricordi e fantasmi. Tutti conoscono e tremano al sol sentire la vecchia avventura di White and West. I loro nomi divennero leggenda, le loro gesta, per fortuna, no. Rabbits don't ever get married. They don't have troubles or woes. When they're in a pinch, rednecks with white faces. L'ultimo panino sarà anche stato tuo, ma la vendetta è mia. Muori West, muori! Muori! Muori, Sara! Vendetta, vendetta! È solo un panino! Ho vinto io o no? La dura legge del West, West! Ehi, West! Hai avuto paura, eh? Sì, Wild, ma non farlo mai più. Ah. Senti, West,
Ma secondo te cos'è la morte? West? West? West! Non lasciarmi, West! Pronto, pronto, rispondete, rispondete! Qui è l'ospedale! Anche lei! Il mio amico è morto! Che posso fare? Che posso fare? Innanzitutto si calmi e si accerti che il suo amico sia realmente morto. Ok, adesso! Oh, what a wonderful life! All night again. Oh, Wild! Penso che sia tutto a posto! Il retto! I loro nomi divennero leggenda, le loro gesta, per fortuna, no. Benvenuti a Discovery Rumbling, la nostra missione è trovare i misteri del mondo e svelarli al pubblico. Rischieremo la vita, ma noi continueremo la nostra missione. Oggi andremo a scoprire il mistero dell'anello a forma di teschio perduto tanti anni fa in un qualche posto lontano. Dove sei? Sveglia! Sveglia! Guarda, guarda questi segni lasciati dall'acqua. Questo dovrà essere un canale di scolo, mi sa. È questa la puzza di merda che si sente. Dobbiamo andare alla ricerca dell'anello a forma di teschio perduto tanto tempo fa in un posto da qualche parte. Lontano. Ci siamo quasi. Aspetta, passo io. Vai. Salve, sono Johnny Pietrangela. Ed io sono Al Giacobbio. Ma sono avanzate delle provviste. Ci sono o non ci sono queste provviste? No, è finito tutto. No, ho fame. Questa terra è piena, piena zeppa di misteri. Ce la puoi fare. La tua missione è scoprire e sopravvivere. Andiamo. Ci siamo quasi. Ecco, qua ci sono laghi di tipo. Bene, se siete con noi, seguiteci. All'avventura! Non ce la faccio più. Guarda quanto è. Stiamo camminando. Non lo so. Giorni ormai. Io ho sete. Acqua. Acqua, Gatinelle. Ah, quanta sete che tengo. Quanta sete. Io non ce la faccio. Accanto, Aldo. Ma un macete no, non lo potevi portare? Tu non lo potevi portare un macete, dove sta tutto quanto io? Arzura! Dov'è la grotta? Va bene, non ti preoccupare. Perché? Ho l'osso nella manica. Un coltellino? Sì, ma il mio fido coltellino svizzero però. E con questo io ci ho attraversato la giungla dell'Amazzonia. Sei un mito. Le labbra secche.
Aspetta, ti aiuto io. Io vi introduco su quello che sarà la nostra ricerca. L'anello appartiene a una cultura sumera o babilonese. È stato un oggetto tenuto dai più grandi conquistatori del mondo: Cesare, Gengis Khan, Cleopatra. Perché questo anello ha il potere di controllare popolazioni intere. Si mormora che un noto politico italiano l'abbia avuto in mano negli ultimi periodi. Ce l'hai fatta! Guarda, ci stiamo andando! Adesso va, usciamo a sta cazzo de Paolo. Andiamo a cercare sto cazzo d'anello. Sono 127 ore che siamo qui dentro. Dell'anello non c'è traccia. E dopo ti dovrò spiegare la differenza fra flora e fauna. Perché? Che mi sa che non c'hai capito niente. Non c'è un'uscita. Non c'è un'uscita. Guarda, io sono da Cambridge. Hai capito? Vieni che ti aiuto. Aspetta. Ai! Mi sono ferito, forse una pianta velenosa. Amputiamo. No! Aiuto! Amputiamo. Aiuto. Coccodrilli, scappa. Sono un appiglio. Tieni. Ma perché prendi il sentiero, no? Aiuto! E sento! Sentiamo! Che non siamo soli! Abbiamo trovato la grotta! Sveleremo il mistero! Ma no, il mistero! Questo è Discovery Rumbling! C'è ragione, Discovery Rumbling! Non ci sbagliamo con i programmi televisivi! C'è ragione, qua! Poi... E sbaglia format! Ma fa culo! Ma fa culo! Ma fa culo! E io non ho più paura di anche dell'anello! Non ho più cacca in corpo. L'edizione, la batteria. È meglio se ci fermiamo un attimo. Sì, e ci riposiamo. Ok. Passiamo la notte qui. Sì, passiamo la notte qui. Speriamo bene. Illuminami. Speriamo bene. L'anello è qui dentro. Dobbiamo solo trovarlo. Eccolo. Finalmente l'abbiamo trovato. Fermo. Aspetta. Che cosa fai? Prendiamolo. No. Guarda, il sasso si muove. Forse ci ha innescato una trappola in qualche punto. Come Indiana Jones. Capito? Ho capito. Tu vedi troppi film. Può darsi. È come se tu togli questo e scatta la trappola. Hai sì, capito? Infatti, vedi. Quindi mi serve qualcosa che faccia la stessa pressione che fa l'anello. E dove lo andiamo a prendere qualcosa? Ho un'idea. Dammi il dito. Cosa vuoi fare? Shh, seguimi. E io? Ci abbiamo l'anello! No, abbiamo tu... l'anello! No, tu hai l'anello, io no! Io! E io! Abbiamo l'anello! No! Ma perché sempre io? Perché? Maledetto! Ma troverò un sistema! Troverò che posso usare. Non c'è niente. Oh, il mio tesoro. Quando cazzo torni?
ma la nostra prima missione è trovare il mio partner. Ricostruiremo tutto. Sì, come no. Cari elettori, grazie. Per sdebitarmi con voi, vi dirò tutta la verità e ve la spiegherò in parole povere, semplici. Potremmo cominciare dalla retorica. Dire che è tutta colpa mia, che io, la crisi, ho creato la fine di tutto. Potete lavarvene le mani così, ma io sono solo una vostra creazione. La vera crisi è una crisi di coscienza. Nel vostro mondo si è evoluto tutto, tranne che la coscienza. Le persone sono ancora avide, aggressive, brutali, competitive, superficiali. Tutto è come sempre stato. Le istituzioni continuano a paralizzare la crescita e le multinazionali non hanno alcuna voglia né alcun interesse a salvarvi. Le persone possono essere tutto, ma la paura di cambiare hanno portato queste stesse persone a essere niente. Perché? Perché inconsciamente si sono assoggettate all'unico sistema che gli è stato messo davanti. Non l'unico esistente. Precisiamolo. Tuttavia, l'inizio della fine parte dall'invenzione della moneta. E voilà! Creata dal nulla e il cui valore è basato su un criterio fondato su un ulteriore nulla. Si è così generato l'origine dell'economia, il debito e l'interesse. Banche che comprano azioni e che a loro volta svendono, che indebitano la rispettiva popolazione, creando così un divino e intoccabile capro espiatorio, la crisi. E voilà. Pesce grande mangia pesce piccolo. La regola primaria della ricchezza stabilisce che ci sarà sempre un debito che nessuno riuscirà mai a pagare e un interesse in continua ascesa. In parole povere, è un pizzo in vasta scala e del tutto legale. Ha! Perché anche le leggi le fanno chi amministra il tutto. Sono queste le regole del gioco. Se cambi le regole, cambi il gioco. E quale demente al potere vorrebbe cambiare un gioco che lo vede sempre vincitore? Questo ci porta ad un'inevitabile realtà. Chi ha le chiavi della porta non ha assolutamente intenzione di aprirvi la porta. E senza le chiavi, la porta non si apre! I vostri tanto chiacchierati governi cercano di perpetrare nel tempo ciò che gli consente loro di rimanere al potere. Le persone non vengono elette alle cariche pubbliche per cambiare le cose, vengono messi lì per mantenere le cose come stanno. Pesce grande mangia pesce piccolo. Fin quando vi terrete stretta questa estesa ignoranza collettiva e la pigrizia di conoscere la verità delle cose, sarete solo patetici soldatini armati di fionde contro un esercito di carri armati. Pesce grande mangia pesce piccolo. Sì, ci sono stati dei moralisti, ma noi sappiamo benissimo che tutto ciò che è moralista è destinato a morire. E quando qualcuno al potere non stava al gioco, mandavamo i nostri killer economici, la prima linea di difesa. Loro cercano di corrompere i governi, inducendoli ad accettare questi enormi prestiti, i quali li rendono così talmente bisognosi di fondi da finire praticamente sul lastrico. Se falliscono, allora si attiva la seconda linea di difesa, ovvero inviare degli infiltrati, degli sciacalli che rovesciano il governo o uccidono. E una volta che questo accade e si insedia un nuovo governo, gli si dirà qual è la nuova linea da seguire, affinché il nuovo presidente la conosca nel caso non lo sapesse già. E se non funzionava, si inviava l'esercito che combatteva contro il terrorismo. Ecco come nasce un eroe, creando il cattivo. 1953, Iran, Mossad. 1954, Guatemala, Arbenz. 1981, Ecuador, Roldos. E a Panama, Torrijos, morti entrambi. 2002, Venezuela, Chavez. 2003, Iraq, Saddam. E ora è il vostro turno. Pensavate di essere speciali? Lo pensavano anche tutti gli altri. Nessuno si accorge della fine, se non che alla fine. Vedendo i fatti si può finalmente affermare che comunismo, socialismo, fascismo, il sistema del libero mercato e tutte le altre sottoculture non sono nient'altro che la medesima cosa. Il gioco si basa sulla superficialità umana, che sottovaluta sempre che da una scintilla si può scatenare un incendio. Ma la soluzione c'è! C'è sempre stata!
Pensare che le cose non possono cambiare è legittimo, tuttavia stupido. Considerando che siete passati dall'alchimia alla chimica, dall'universo geocentrico a quello eliocentrico, da credere che i demoni siano la causa delle malattie alla medicina moderna. Questo significa che dovete essere aperti a nuove, fantastiche informazioni ogni volta. Anche se minaccia il vostro sistema e la vostra temporanea identità. Se voi non sradicate le condizioni che generano un comportamento sociale pericoloso, questo non cesserà di esistere. E qui, come un cerchio perfetto, ci si ricollega all'apice. La coscienza. È tutta lì la mia forza, la forza della crisi. Siete voi, con la vostra paura, con la vostra ignoranza, a darmi la forza. Voi umani siete la più grossa fonte energetica rinnovabile che io abbia mai incontrato! A parte una qualche insignificante minoranza, siete una specie autodistruttiva. E se non cambierete questo, niente cambierà. Ed io vi ringrazio. Thank you.
siamo solo animali. Creiamo sentimenti per distinguerci, ma alla prima buona occasione li tradiamo. Per quanto evoluzione e tecnologia possono illuderci del contrario, restiamo solo animali. Abbiamo accettato questa civilizzazione solo per preservare la nostra specie, perché abbiamo ipotizzato che così facendo si possa controllare tutto. Ogni specie dominante si comporta allo stesso identico modo, non ha importanza la cultura, non importa la razza, accade la stessa cosa in ogni pianeta. Accadde anche nel nostro, quando ne avevamo uno. Non è rimasto più niente. Eppure noi continuiamo a combattere l'uno contro l'altro, solo noi due, dalla notte dei tempi, senza mai fermarci. L'uomo possiede la capacità di distinguere tra bene e male e la facoltà di non tenerne conto. E anche se in cuor nostro sappiamo che il male che facciamo è più triste del male che ci fanno, al male come al bene nessuno rinuncia. Come un caotico circo di emozioni portiamo il nostro personale spettacolo in giro, dentro ognuno, di era in era, di pianeta in pianeta, divenendo tutti e tutto. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. Ma il bene è sadico e senza il male sa di essere monotono. E così il male risorge ogni volta con la stessa prepotenza con cui il bene non si degna di morire. Non esiste una fine. I malvagi potranno anche unirsi, tuttavia anche i buoni dovranno unirsi a loro volta, altrimenti cadranno uno ad uno, iniziando così un gioco al massacro, senza né vinti né vincitori. Il bene e il male. Noi, in continua lotta, eterne vittime di un istinto primordiale. Come gli animali, due facce della stessa moneta. Due fazioni. Due. Da un lato, il bene eterno che non può morire. Dall'altro, il male immortale che ogni volta continua a tornare. Solo noi due. L'uno contro l'altro. In tutti e in tutto. E più forte è l'uno, più forte sarà l'altro. Perché dove c'è più luce, l'ombra è più nera. Stop ragazzi, mollo tutto. Siamo arrivati a capolinea. Tutto quello fatto finora non lo rinnego, ma in tutti questi anni non sono potuto essere realmente me stesso. Nessuno ha mai voluto capirmi davvero. Nessuno ha mai voluto vedere la mia ottica. Perché? Perché non me ne frega un cazzo di niente. Né di me e né di voi stessi. Ma adesso basta. Il vostro stupido gioco ripetitivo non lo reggo più. Qui, ora, io mi butto tutto quanto alle spalle. E cessa il mio punto di collasso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto fino adesso. Tutti. Nessuno escluso. Ma le nostre strade qui ora si dividono. È il momento di buttare via tutto. Tutto quello che fa male, tutto quello che non serve, tutto quello che ti ruba soltanto una cazzo di goccia d'energia. Tutto. Sia che siano oggetti, persone, amici, parenti, colleghi. Tutto. Basta. Mi sono rotto i coglioni del vostro mondo che non funziona. Da adesso voglio essere me stesso. A pieno. Libero. E con questo video chiudo definitivamente con tutto quello che è vecchio. Preferisco rimanere solo, ma cominciare da me. Anche perché davanti a me, no qua, là. Al di là di questa telecamera, c'è il mondo che dicevo io e che voi continuavate a dirmi che non esisteva, che era solo fantascienza. Ci sono persone che fanno sul serio, che non si arrendono, che si evolvono, che la realtà la creano e non si limitano a viverla e basta. E sono sulla mia stessa cazzutissima lunghezza d'onda. Di quelli che non sai quanto sei forte fin quando essere forte non è l'unica cosa che ti rimane. E fortunatamente essere forte è l'unica cosa che mi rimane. Non ho idea di come andrà. Ma di sicuro non torno più indietro. Mai più. Da adesso si viaggia su un'altra galassia.
E quindi addio. Addio a tutti. Me ne vado. Perché inizia il mio secondo tempo. E sarà più figo del primo. Ora si accendono per me le mie vere telecamere. Pertanto, motore, ciak, azione. Adios.